Everyone non è solo Cane da pesca, ma è anche Mulinelli. Favorite propone una serie di tre mulinelli in tre misure, 2000, 2005 e 4000, che sono le misure più utilizzate nello spinning medio-leggero. Tutte e tre le misure hanno come sigla S, finale dopo il numero di serie, perché S? S sta per shallow, perché le bobine sono shallow, quindi bobine poco profonde, adatte a caricare i fili trecciati, e quindi un mulinello perfetto per chi esercita lo spinning moderno. 7+1 i cuscinetti all'interno di questo mulinello, che non ha la pretesa di porgersi come uno dei top di gamma del mercato, anzi è un mulinello di qualità a un prezzo più che onesto e non inventa niente, non ha niente di strepitoso, ma fa il suo lavoro come deve fare, più che egregiamente. Un mulinello capace di imbobinare il filo in modo più che ottimale e ha una velocità di recupero di 5:1, quindi parliamo di mulinelli molto robusti, adatti a tutte quelle tecniche che richiedono pesche gravose. La frizione è micrometrica per tutte e tre le misure, e la misura 2000 e 2005 ha una tenuta di ben 6 kg, mentre la misura 4000, quella per utilizzi un po' più heavy, ha una frizione da 8 kg. Un mulinello adatto a tutti quei pescatori che pescano tanto e che non vogliono svenarsi nell'acquisto di un prodotto. Mulinello non leggerissimo, ma tutto in metallo, completamente in metallo, quindi lo possiamo utilizzare, che ne so, per la pesca da trota in torrente quando andiamo a rischiare di picchiarlo sui sassi, per la pesca magari su delle sassaie in dei fiumi o nelle foci dei fiumi alla ricerca della spigola. Mulinello molto 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 robusto, molto fluido e che ha un'ingranaggeria HD. Cosa vuol dire HD? Heavy duty, quindi perfetta per maltrattare questo oggetto durante le vostre sessioni di pesca. Trovo che sia molto bello da vedere, nero con questo inserto in oro, e che oltre a abbinarsi alla serie 1 di canne, le ultime nate di casa Favorite, lo trovo anche adatto ad abbinarsi a qualsiasi canna di marchio Favorite, e perché no anche di altri marchi, perché se qualcuno di voi ha anche altre canne, si adatta perfettamente al design della maggior parte di canne presenti sul mercato. La struttura di questo mulinello e le caratteristiche tecniche ne permettono un utilizzo anche da parte di clienti e utenti già abbastanza esigenti, cioè pescatori già formati, pur mantenendo il costo di un prodotto entry level. Non lasciatevi ingannare dalla fascia economica in cui è posizionato, perché è un prodotto che possono utilizzare sia i neofiti che i pescatori che hanno delle esigenze particolari. Non lasciate ingannare dal fatto che sia un prodotto entry level, che abbia un costo basso, e quindi generalmente un prodotto di questa fascia è adatto solo al neofita. Questo mulinello è adatto al neofita, ma è adatto anche a tutti quei pescatori che esercitano lo spinning già da anni e che hanno delle esigenze particolari, che sono dei pescatori fatti e finiti. Questo è un mulinello che vi permette di pescare veramente, vi permette di pescare tantissimi giorni all'anno e garantisce robustezza e, perché no, anche comfort in pesca. Questo mulinello, pur essendo un mulinello di fascia economica, personalmente posso dire che, pur avendo tra le mani un mulinello di fascia economica, io visivamente la prima volta che ho visto questo prodotto questa percezione non l'ho avuta. Facendolo girare ho subito avuto la percezione di avere un prodotto di qualità, molto affidabile, molto robusto, e se cerchi un mulinello che ha delle caratteristiche e delle qualità imbattibili rispetto al suo costo, penso che altri prodotti del genere nel mercato è difficile trovarli.